Do you want to sound more polite in Italian? In this lesson we will see three ways to be more polite in Italian. You will hear four short dialogues. For each dialogue there will two versions. The first one is less polite and more direct, the second one is more polite. Then we will see in detail the three methods used to sound more polite. Let's start. Buongiorno. Buongiorno, voglio un caffè. Certo, e tu cosa prendi? Un cappuccino e un cornetto alla crema. Ecco. Dov'è il bagno? In fondo a destra, prendi la chiave. This dialogue was not very polite, was it? Let's add some elements that will make it much kinder. Buongiorno. Buongiorno, vorrei un caffè per favore. Certo, e lei cosa prende, signora? Un cappuccino e un cornetto alla crema, per cortesia. Ecco. Scusi, dov'è il bagno? In fondo a destra, prenda la chiave. Much better, right? Let's see another dialogue. Buongiorno. Buongiorno, come posso aiutarti? Mi serve un pantalone. Aiutami a trovarlo. Certo, abbiamo questi pantaloni in saldo. Vuoi provarli? Va bene. Mi serve anche una camicia. Ecco, abbiamo queste. Provo questa blu. It wasn't a very nice dialogue, right? Let's add all the necessary elements to make it polite. Buongiorno. Buongiorno, come posso aiutarla? Mi servirebbe un pantalone. Potrebbe aiutarmi a trovarlo? Certo, abbiamo questi pantaloni in saldo. Vuole provarli? Va bene, grazie. Mi servirebbe anche una camicia. Ecco, abbiamo queste. Proverei questa blu, grazie. Did you notice that the second dialogue was more polite? Let's listen to another dialogue. Portami il menù. Sei pronto per ordinare? Sì, voglio una pizza margherita. Cosa ti porto da bere? Portami del vino della casa. Va bene. This dialogue was too direct and almost seems rude, doesn't it? Let's try to improve it by adding some important elements that we will see in detail later. Potrebbe portarmi il menù, per favore? Il signore è pronto per ordinare? Sì, vorrei una pizza margherita. Cosa le porto da bere? Potrebbe portarmi del vino della casa? Grazie. Va bene, grazie a lei. This version is definitely more polite. Let's listen to the latest dialogue. Buongiorno. Buongiorno, sono un rappresentante. Voglio parlare con il titolare. Sì, siediti pure. Lo chiamo. Ha detto che puoi entrare. Buongiorno.
entra. Let's listen to the polite version. Buongiorno. Buongiorno, sono un rappresentante. Vorrei parlare con il titolare. Sì, si accomodi pure. Lo chiamo. Ha detto che può entrare, prego. Permesso, buongiorno, piacere di conoscerla. Prego, entri pure, piacere. Let's see the three ways that we use to make these dialogues more polite. Uso del condizionale presente. One of the uses of this tense is to express courtesy. If we want to sound more polite, we can use this tense. Voglio, vorrei. Portami, potresti portarmi, or potrebbe portarmi. Prendo, prenderei. Mi serve, mi servirebbe. 2. Uso della forma di cortesia. The use of courtesy form depends on age, the degree of knowledge between the two speakers and also on the context in which a dialogue takes place. It is used to express respect, for example towards an older person, towards a superior at work, towards a client, or when speaking to a person you do not know. Cosa desideri? Cosa desidera? Ecco a te. Ecco a lei. Come posso aiutarti? Come posso aiutarla? Come stai? Come sta? Cosa ti porto? Cosa le porto? There will be two specific videos that will explore how to form and use the courtesy form and the conditional tense. 3. Uso di parole specifiche. We can also be more polite by using some specific words, for example. Per favore, per cortesia, per piacere. Grazie. Prego, di niente. Prego, entri pure. Prego, accomodati. Scusa, scusi. Permesso. Piacere. Per questa lezione è tutto. Se ti è piaciuta, iscriviti al canale, lascia un bel like. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!